Buongiorno a tutti, è lunedì 11 dicembre, io sono Lorenza Bonaccorsi, deputato, deputata del Partito Democratico, ci tengo, io sono in commissione cultura, in commissione di vigilanza. Vediamo un po' cosa, cosa ci dicono i giornali questa mattina. Sicuramente la foto... Più importante, con cui apre Repubblica, che riprende, viene ripresa anche dal messaggero, è la stretta di mano, anche se non si può parlare di una stretta di mano, tra Netanyahu e Macron. Infatti eh, ieri eh, si sono incontrati a Parigi, era una, un appuntamento che era stato fissato da un po' di tempo, e... però mi piace... Eh, Aprire con le pagine, con le parole riprese da Anais Genori, il corrispondente eh, della Repubblica da Parigi, eh, che dice, Manu Manuel Macron dice a Netanyahu, give peace a chance. E Manuel Macron lo ripete in inglese, guardando Benjamin Netanyahu, in modo che sia impossibile non capire. Il presidente francese continua a recitare il ruolo da pompiere nel Medio Oriente in fiamme, adesso che gli Stati Uniti di, no di Donald Trump giocano a fare i piromani. Ecco, il pragmatismo di Macron affronta il Falcone taniao. Dai una speranza, una, una chance appunto alla pace. Sicuramente questo è il tema che viene ripreso anche dal messaggero, sempre al centro pagina. Attenzione Macron-Netanyahu, ora Israele congeli le colonie. L'annuncio di Trump sullo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme, Macron a Benjamin-Netanyahu, Israele ora dia un segnale ai palestinesi, congeli le colonie. Ed attenzione al vertice organizzato a Parigi. L'ONU, Trump è contro la pace. Ecco, questa è la situazione eh, di oggi. oggi eh, ci saranno anche eh, importanti incontri, quello di Abu Mazen che vola in Egitto dal Sisi. Eh, quindi siamo in una situazione eh, di tensione, di grande tensione, dopo anche abbiamo visto da, dai telegiornali, dalle immagini in televisione, di una domenica eh, molto difficile con eh, vittime anche. Eh, nei territori tra Israele, Gaza e in Palestina. Sicuramente, insomma, vediamo le due pagine eh, le prime due pagine di Repubblica eh, che sono dedicate a questo. Abbiamo poi invece il messaggero che apre con gli statali, i premi dopo la pagella. Quindi torniamo immediatamente in casa nostra, da 2018 stoppa gli aumenti a pioggia in busta paga. Bonus legati al rendimento e qualità dei servizi. La valutazione dei dipendenti affidata a una commissione composta da privati e dirigenti pubblici. Credo che sia una notizia importantissima. Stop ai premi a pioggia, alla valutazione generosa, dove tutti venivano promossi. Dal 2018 nella pubblica amministrazione arrivano pagelle più stringenti e attendibili per impiegati e dirigenti, che finora sono stati valutati con un sistema che dipendente aveva poco. Quindi si continua nel grandissimo lavoro in, in, instancabile della ministra Madia su questo. Ora bonus legati a rendimento e qualità dei servizi. Quindi eh, tutti valutati secondo il rendimento, basta i bonus a pioggia. La valutazione dei dipendenti è affidata a una commissione composta da privati e dirigenti pubblici. E anche qui, anche perché non potevano, giustamente, non si, basta questa cosa per cui. Eh, tutti venivano, o si autovalutavano o venivano valutati dai propri dirigenti. Da questo punto di vista eh, vediamo appunto le due, eh, la seconda e la terza pagina, sempre del messaggero, arrivano le pagelle per tutti gli statali premi legati al merito, autonomi e indipendenti, chi darà i voti ai Travet. Travet è sempre un termine non bellissimo, nasce un albo all'interno del quale saranno scelti i prossimi valutatori, potranno iscriversi anche i privati, servirà la laurea e niente condanne. Eh, passiamo poi al Corriere della Sera che apre con una foto su, eh, della neve a Milano, eh, ieri ma anche oggi c'è l'emergenza in Liguria e Toscana, ci sono eh, scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana, la neve ieri a Milano, e, e, la notizia però eh, centrale è questa: Case occupate, lo Stato chiamato a pagare i danni. Prima sentenza in Italia interessati 48.000 alloggi. Lo Stato deve sgomberare i palazzi perché deve impedire che vengano commessi i reati. Se non lo fa deve risarcire i proprietari. Questa è la prima sentenza in Italia che condanna il Ministro dell'Interno a pagare. E poi eh, la politica: eh, la politica la troviamo sulla stampa. Con un'intervista a Guerini. Ma nei collegi la sfida sarà tra il PD e Grillo. Bersani vuole rincorrerli. Dice Guerini avrà la sindrome di Stoccolma. E poi molto interessante è l'Espresso con un articolo che ci eh, racconta di questo sondaggio che, fanno, che hanno fatto eh, tra 1.500 neomaggiorenni e chi sono, cosa vogliono e cosa pensano della politica e del loro primo voto eh, tra qualche mese. Quindi io direi a questo punto eh, riprendiamo un attimo le notizie... Eh, le notizie eh, dagli esteri, eh, da Erdogan a Riyadh ecco i nuovi fronti del Medio Oriente, il presidente turco, perché in tutto questo Erdogan eh, sta eh, giocando una partita molto aggressiva da questo punto di vista, il presidente turco Israele terrorista uccide i bambini, quindi ieri ha usato delle parole fortissime, pesantissime. Come dicevo, oggi, oggi il vertice al Cairo con Abu Mazen al-Sisi e Abdallah eh, di Giordania. Puta Putin arriva da vincitore nelle regioni. Eh, ci tenevo a, a riprendere eh, qualche riga. Da due giorni attorno alla porta di Damasco, nella parte araba di Gerusalemme, una gru scavata senza sosta a pochi metri dalla postazione da dove i poliziotti israeliani sorvegliano l'area. La polizia nega ogni cambiamento, ma gli abitanti della zona sono certi che i lavori servono a costruire postazioni permanenti per gli uomini della sicurezza, quindi sempre di più tensioni, eh, tensioni eh, anche eh, in, eh, a Gerusalemme. La scelta di Donald Trump infatti è destinata a polarizzare schieramenti che da tempo andavano definendosi, ma che mai come ora appaiono chiari. Lo dimostrano le parole di Erdogan, che Erdogan ha usato ieri nei confronti di Israele, un paese con cui fino a una decina di anni fa aveva rapporti ottimi. Oggi invece lo chiama, eh, dice queste parole, quelle che abbiamo eh, prima citato, Stato terrorista che uccide i bambini, ha detto il presidente Turco, riaffermando il massimo impegno eh, per Gerusalemme Est, capitale dello Stato palestinese. Nella partita della città santa, così come in quella dell'intero Medio Oriente, Erdogan è uno degli attori principali. Il suo nome è l'unico invocato nelle piazze arabe in questi giorni. Questo perché la sua presa di posizione contro gli Stati Uniti è l'unica reputata credibile. In questa crisi, l'Arabia Saudita dell'ambizioso principe ereditario, come viene, MBS come viene chiamato, è probabilmente quella che perde la faccia più di tutti. In tutto questo, appunto, ieri il presidente Macron ha affrontato eh, Netanyahu, il presidente israeliano, e, e gli ha detto: Dai una, una speranza, un'opportunità alla pace. Eh, L'Europa in mezzo. In questa, in questa situazione si nota l'assenza della Merkel, eh, che non ha ancora eh, detto nulla. L'Italia però ha votato con l'Unione europea eh, contro eh, la decisione su eh, Gerusalemme eh, all'ONU. Qualche un paio di giorni fa, quando appunto c'è stato l'annuncio eh, di Trump, eh, il presidente del Consiglio eh, Gentiloni ha twittato così: Gerusalemme, città santa, unica al mondo, il suo futuro va definito nell'ambito del processo di pace basato sui due stati, Israele e Palestina. Eh, come dicevamo prima, eh, sul Messaggero troviamo la notizia dei premi. Eh, agli statali non più, quindi basta gli aumenti a pioggia in busta paga, i bonus saranno legati al rendimento, quindi al merito e alla qualità dei servizi. E la valutazione dei dipendenti verrà affidata a una commissione composta sia da privati che da dirigenti pubblici, quindi da, anche da valutatori esterni. Questa è eh, veramente eh, una. Eh, una notizia, un giro di boa eh, molto importante per, eh, per la pubblica amministrazione. Stop ai premi a pioggia e alle valutazioni generose dove tutti venivano promossi. Dal 2018 nella pubblica amministrazione arrivano pagelle più stringenti e attendibili per impiegati e dirigenti che finora sono stati valutati con un sistema che di indipendente non aveva nulla. Grazie al completamento della riforma della valutazione delle performance delle amministrazioni messa in moto dalla ministra Madia, come dicevamo, dal Ministero della Pubblica Amministrazione, si cambia registro. Da una parte i meriti saranno riconosciuti sulla base dei Giudizi dei valutatori dell'OIV, l'acronimo di Organismo Indipendente di Valutazione, che con le nuove regole entrate in vigore a giugno scorso sono state completate, sono sta eh, completate e riformate, mentre dall'altra saranno coinvolti gli stessi cittadini chiamati a dare un voto sui servizi ottenuti. Ecco. L'ultimo tassello, secondo quanto risulta al messaggero, riguarda proprio quest'ultimo canale di valutazione. Entro fine anno, cioè tra pochi giorni, arriveranno le linee guida per costringere le amministrazioni a pubblicare sui propri siti sezioni dedicate a quello che nel gergo economico vengono chiamate rilevazioni di customer satisfaction. Questa davvero una una rivoluzione importantissima per, eh, che va appunto a completamento di questo eh, enorme lavoro che eh, si sta facendo e che si è fatto eh, e ha fatto il, la ministra Madio, eh, la Madia nella eh, pubblica amministrazione. Poi vediamo sul Corriere della Sera il tema delle case occupate, lo Stato chiamato a pagare i danni. Le motivazioni della, della sentenza, scusatemi, che condanna il Ministero a pagare i danni, il diritto dei proprietari prevale sull'ordine pubblico, il ricorso del viminale. Lo Stato ha l'obbligo di sgomberare i palazzi occupati perché deve impedire che vengano commessi reati. Se non lo fa deve risarcire i proprietari. È questa la motivazione principale che ha convinto i giudici del Tribunale Civile di Roma a condannare il Ministero dell'Interno all'indennizzo di oltre 260.000 euro mensili a una società proprietaria in stabile nella capitale. Vi ricordate, ci fu eh, uno sgombero eh, l'estate scorsa da parte appunto delle forze dell'ordine di, di questo stabile eh, a Roma. Un precedente giuridico rivoluzionario che ha fatto esultare con fedelizia adesso potrebbe fare da pripista per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione. Quindi anche questo una sentenza eh, importante per appunto, la definizione eh, del, delle occupazioni delle case e, eh, degli, e degli sgomberi. Ora eh, facciamo eh, un, un salto eh, alla stampa perché eh, entriamo nella, a casa nostra, nella politica eh, italiana. Eh, ho segnalato prima appunto l'intervista a Guerini eh, appunto sulla, sulla stampa a pagina 4. Guerini, la sfida nei collegi sarà solo tra noi e 5 Stelle. Ieri abbiamo visto eh, la manifestazione di Salvini a Roma, a Piazza Santi Apostoli, di fronte alla chiesa che ospita eh, le persone che da almeno quattro mesi vivono lì davanti perché ospitate dal, dal parroco. E, mh, in quella manifestazione Salvini ha sfidato eh, Matteo Renzi e gli ha detto io mi candido dove c'è Renzi. Subito Renzi ha accolto la sfida, buona idea. Ti aspetto, così vediamo qual è eh, la vera rappresentazione: qual è la vera Italia che vogliamo noi, quella dell'inclusione, quella dell'accoglienza oppure la tua, quella di Salvini, quella dell'intolleranza, quella eh, che dice che. Quello che è successo a Como, sabato c'è stata una manifestazione meravigliosa, bellissima, quello che è successo a Como, l'intolleranza e, e il fascismo delle persone, di quella gente che va lì e che minaccia, eh, sicuramente non è la nostra Italia. Il capo del Carroccio eh, appunto, ha sfidato Renzi e Renzi... Eh, lo aspetta, lo aspettiamo noi del Partito Democratico per rivendicare un'Italia eh, antifascista, come abbiamo detto sabato in maniera forte eh, eh, tutti insieme uniti eh, a Como. Guerini, torniamo su Guerini. Onorevole Lorenzo, Guerini, pentiti di esservi impantanati nelle sabbie mobili? Mi piace. Di, eh, 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 riprendere queste parole di, di Guerini. Sicuramente la discussione sull'alleanza non appassiona i cittadini. D'ora in avanti dobbiamo valorizzare il lavoro fatto e quello che faremo per cambiare il Paese. E più si avvicinerà il voto, più sono certo che i sondaggi avranno un'inversione di tendenza. Questo è l'altra leitmotiv di questi giorni, no? i sondaggi, sondaggi, sondaggi. I sondaggi, eh, appunto, come Matteo Renzi dice spesso, e anche qui lasciatemelo ripetere, noi eh, i sondaggi eh, li leggiamo ma un, un partito li, li cambia, gli eh, fa invertire la tendenza. Questa è eh, la nostra sfida. Eh, visto che sondaggi appunto si continua sempre su questo tema, vi danno al 24% è chiaro che questa scissione vi fa pagare un prezzo salato riferendosi ovviamente a liberi uguali sarà così anche nei collegi stiamo ripetendo da settimane che la sfida nei collegi sarà tra noi i 5 Stelle e il centrodestra a trazione salviniana Voti diversi rischiano di essere dispersi, andrebbero a formazioni che non avrebbero alcuna possibilità di vincere i collegi. Un voto di una forza del 6% rischia di non andare da nessuna parte, di essere sprecato. E mi lascio aggiungere una cosa: prego, quel voto a Bersani, D'Alema o Grasso, a che scopo viene chiesto? Per governare con chi? Prima o poi ce la dovranno spiegare. Hanno fatto la scissione dicendo che volevano rafforzare il centrosinistra, ma in realtà rischiano di indebolirlo. Ecco. Ieri tra l'altro, eh, a che tempo che fa, eh, Grasso ha svelato in eh, diretta tv il simbolo eh, di liberi e uguali. Eh, abbiamo visto che hanno usato questa accortezza di mettere un liberi con una stilizzazione eh, verso una E libere, eh, ha molto eh, sottolineato questa cosa eh, Grasso. Certo, questo cozza davvero tanto con quella foto che qualche giorno fa è stata su tutte le pagine dei giornali in cui diciamo liberi uguali ad oggi è rappresentato soltanto eh, da certo non tengono in considerazione la parità di genere, quindi eh, hanno bisogno di rimarcarlo con un escamotage grafico, diciamo così. Quindi l'ho trovato, eh, l'abbiamo trovata abbastanza una cosa. Insomma, Andiamo avanti. Eh, cercherete un accordo per non candidare i vostri big nei loro collegi? Candideremo insieme alla coalizione le figure migliori collegio per collegio. Eh, Pisapia finora vi ha fatto perdere punti, non vi ha aiutato? No, Pisapia è una figura significativa, sempre Guerini continua. Per il nostro mondo ha tentato di unificare forze di centrosinistra, vanificato dalle scelte di Liberi e Uguali, ha preferito fare un passo indietro, ma quando il paese sarà chiamato a scegliere tra centrosinistra e avventurismi di destra non mancherà di far sentire la sua voce a sostegno della coalizione. Questo è eh, Guerini sulla stampa e eh, da Guerini Andiamo al Corriere della Sera dove c'è un'altra bella intervista a Graziano del Rio, sempre lo stesso tema perché poi appunto eh, diciamo, eh, il racconto che adesso si vuole far passare è questo dei cattivi sondaggi, quindi il titolo a pagina 9 intervista a Graziano del Rio è Cattivi sondaggi, divisioni e distinguo non ci hanno aiutato, ma si può vincere. Il ministro, la partita è da giocare, Movimento 5 Stelle non crescerà. Eh, il ministro del Rio parte da un ragionamento eh, importante che è quello eh, sul trasporto pubblico locale, che deve diventare una priorità del Paese. Il gap infrastrutturale produce danni all'ambiente e una tassa occulta da 1500 euro l'anno sulle famiglie degli automobilisti per forza. E infatti dice così: Vorrei che il trasporto pubblico di tutti i giorni diventasse sempre di più un obiettivo prioritario di tutto il Paese. Noi abbiamo fatto tanto senza aver ereditato grandi progetti. Spero che questo lavoro non venga disperso nei prossimi anni. Sembra quasi un bilancio di fine mandato, ma. Questo è appunto il grande impegno eh, del ministro eh, del Rio. Resta il fatto che il 60% degli italiani si sposta con mezzi privati contro il 40% della media europea. Siamo ancora indietro, chiede eh, Corriere della Sera. Certo, abbiamo un ritardo storico non facile da recuperare, un gap di infrastrutture e mezzi e organizzazione che produce danni enormi all'ambiente, alla vivibilità delle nostre città ed è una tassa occulta. Appunto, di oltre 1.500 euro l'anno per le famiglie degli automobilisti per forza, ma non siamo stati fermi. Per i prossimi 15 anni, contando anche il cofinanziamento regionale, abbiamo stanziato 10 miliardi di euro che consentiranno di sostituire ogni anno 2.500 autobus vecchi inquinanti con mezzi di nuova generazione. Negli scorsi 15 anni lo Stato aveva dato soltanto per 15 anni 500 milioni. Invece, in questi quattro eh, anni di governo sono stati stanziati eh, 10 miliardi per 2.500 nuovi autobus. È chiaro che si tratta di un programma pluriennale, bisogna vedere se quei soldi saranno spesi davvero. Ma per risolvere il problema della mo mobilità è necessario programmare su diversi anni. Questo è. Un impegno importante. Se Milano sta diventando sempre di più una città europea, è proprio perché sta investendo sul trasporto pubblico, liberandosi dalle auto. Lo stesso può accadere a Napoli, che è la metro metropolitana più bella eh, del mondo. Chiede il Corriere. A Roma invece l'azienda dei trasporti rischia il fallimento e si avvia il concordato preventivo. Infatti, vediamo tutti noi romani qual è il disastro eh, annunciato ogni giorno dell'ATAC a Roma. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con la sindaca c'è collaborazione. Dopodiché, se vuole la mia opinione, la strada migliore è mettere a gara il servizio. Su Roma non decido io, ma la politica è di queste cose che si deve occupare. Io qui lo dico, sono molto d'accordo con questa impostazione eh, di Del Rio e ci impegniamo e ci impegneremo ogni giorno eh, per questo. E continua così. Il PD eh, si ritorna ovviamente eh, Lorenzo Salvia del Corriere ritorna sul tema dei sondaggi e eh, del Rio risponde. I sondaggi vanno e vengono. Poco prima del voto del 2013 il centro sinistra veniva dato sopra il 40% e poi si fermò molto al di sotto. Certo, i distinguo le divisioni delle ultime settimane non hanno aiutato. Ma non ci, eh, vi resta che l'accordo con Berlusconi dopo il voto? No, lo escludo. Complessivamente il centro sinistra è ancora in grado di giocarsela con il centro destra le nostre idee di paese sono alternative, anche perché a dettare l'agenda di Berlusconi è Salvini ha ricordato anche ieri eh, Matteo Renzi molto bene, Berlusconi, Mr. Spread, noi abbiamo dovuto eh, fare le cose, anzi noi abbiamo fatto le cose che lui ha annunciato e che non ha mai fatto, eh, con lui diciamo appunto lo spread era arrivato a quel livello sopra eh, al massimo eh, per cui appunto siamo dovuti correre ai ripari. Quindi da questo punto di vista... Uh, le nostre idee e la no uh, nostra idea di paese è totalmente alternativa. Alternativa al centrodestra è per la flat tax, tagliare le tasse punto e basta. Noi siamo per tagliare le tasse alle imprese che investono e assumono, come abbiamo già fatto. Il nostro obiettivo non è solo creare ricchezza, ma è distribuirla in modo equo. Ecco, questo è ehm, l'intervista eh, a, eh, a Graziano Del Rio. D'altronde, appunto, l'idea di, eh, di paese alternativo, eh, ci tengo a segnalare anche questo articolo su Repubblica: su quello che sta reclutando eh, Salvini per eh, le, sue, le sue liste, eh, il leader della Lega, cerca sponde nel meridione, sindacalisti, notabili, ex AN, la rete di Salvini per il Sud. Il legame con l'UGL e l'appoggio di Storace e Alemanno, Storace e Alemanno, sottolineo, in piazza a Roma contro lo Jussoli, ma gli immigrati regolari sono italiani. È la manifestazione di cui parlavamo prima, ieri, in piazza Santi Apostoli a Roma. Il per il momento Salvini incassa il sostegno di qualche ex seguace del Cavaliere e di un notabilato che ha detto dei suoi si sta avvicinando spontaneamente e silenziosamente. Ma soprattutto, udite, udite, ci sono gli ex AN come Gianni Alemanno e Francesco Storace con il loro movimento dei sovranisti per Salvini Premier che per ora restano fuori dalla Lega, limitandosi all'appoggio esterno. Ma hanno in Calabria un luogo tenente come Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio Calabria ed ex governatore del PDL. Sempre nella destra, che un tempo fu Missina e Aennina, si confermano i contatti con l'UGL, vista la presenza ieri in piazza a Roma anche del segretario generale Francesco Paolo Capone, che già aveva seguito Salvini in Sicilia durante la campagna Pernello Musumeci. Ecco, questo è quel notabilato politico che Salvini eh, sta reclutando eh, per eh, i suoi eh, piani elettorali. Se i piani per la conquista della leadership sono chiari, Salvini ha già pronto il programma da sottoporre agli alleati. Appunto, agli, tra gli impegni c'è eh, la cancellazione della Fornello su Bianco, si mette anche il sistema in Europa solo se c'è pari dignità. Insomma, tutti slogan, ma nessun ragionamento ovviamente concreto e, eh, e serio, soprattutto eh, rispetto al, alla prospetti, alle prospettive dei prossimi anni. Sull'Espresso, dicevo, c'è eh, un interessante articolo, un'esclusiva dell'Espresso, sul voto eh, ai diciottenni. Eh, sono domande, sono state fatte a 1500 neomaggiorenni eh, sulla politica, sul loro rapporto con la politica, sul loro rapporto con i partiti, eh, sul loro rapporto... Ehm, su, quali sono le loro priorità per, per l'Italia. Eh, abbiamo visto in questi mesi un, un fenomeno sempre più allarmante che è quello eh, dell'aumentare delle liste di destra all'interno del, delle elezioni studentesche. Abbiamo visto eh, questa riprendere, alzare la testa in maniera violenta eh, dei movimenti fascisti e neofascisti. Eh, quindi è eh, importante andare a capire che cosa succede nel, nel, mondo, eh, nel mondo giovanile. Ecco, eh, al netto della descrizione che viene fatta eh, nell'articolo, eh, mi piace ehm, lasciatemi... Riprendere qualche dato. Per chi voterai nel 2018? Ricordiamo che sono 1500 neomaggiorenni. Partito Democratico 28,2%, Movimento 5 Stelle 19,6%, Forza Italia 13,5%, Sinistra Italiana 10,3%, Lega Nord 7,5%, Fratelli d'Italia 6,4%, Casa Pound 4,7% e poi eh, gli altri. Ti senti di sinistra, centro o destra? Sinistra 42,5%, centro 28,8%, destra 28,7%. Ecco, sono uh, veramente delle, delle percentuali interessanti su cui dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo ragionare, eh, ma certo non raccontano tutto quello che invece viene raccontato eh, in altri modi, eh, per cui i giovani votano tutti i 5 Stelle, eh, i giovani eh, comunque eh, non votano il Partito Democratico. Ecco, mh, ragioniamo e, e prendiamo questi dati e, e, e ragioniamoci in maniera eh, importante e seria. Senza eh, appunto preconcetti come purtroppo spesso e volentieri rispetto a quella che viene chiamata la generazione zero eh, si cerca di fare, cioè di affibbiargli eh, degli stereotipi che invece sono solo i nostri stereotipi, ma nulla che hanno a che vedere con invece il vero eh, mondo in cui vivono eh, i neo eh, maggiorenni diciottenni. Eh, per finire, eh, una chicca, lasciatemela sottolineare, eh, sulla cronaca di Roma del Messaggero: multe. Arriva il super autovelox. Da gennaio in dotazione ai vigili dispositivi e raggi laser, sanzioni più veloci e senza flash. Gli incassi dai verbali aumenteranno del 50%. E a Natale stangata dagli ausiliari del traffico. Cioè, quindi, questa è la politica, la gestione di questa amministrazione da parte. Eh, della Raggi e della sua giunta non si prova a risolvere i problemi. Abbiamo appunto parlato eh, prima, citando l'intervista di Del Rio, eh, del disastro ATAC. E che si fa? Si stangano eh, i cittadini romani con multe eh, e appunto con il super autovelox. Quindi queste sono eh, le modalità con cui si pensa di affrontare i prossimi mesi eh, il governo della nostra città. La Polizia Locale di Roma è pronta a piazzare sulle strade della capitale già dai primi mesi del 2018 un super autovelox di ultima generazione che non avrà bisogno di lampi a illuminare la carreggiata. Grazie ai raggi laser gli agenti potranno scorgere le targhe nella notte. Gli infrarossi permetteranno di intercettare molto più velocemente le macchine e per Natale arriva la stangata antisosta selvaggia, data che squinsaglia gli ausiliari del traffico dal centro alla periferia. Vi ricordo che Ieri o l'altro ieri era uscita di nuovo la notizia per cui eh, il bando eh, del, eh, del comune eh, per eh, la rimozione delle, delle auto, per dei, dei carri attrezzi non è stato per l'ennesima volta eh, prorogato perché non si è riusciti a, a portarlo a termine. Quindi eh, fa abbastanza sorridere questa politica, appunto come al solito solo degli annunci, ma poi quando si va a vedere quali sono gli atti amministrativi invece la situazione è al disastro totale. Eh, più 50% di multe addirittura eh, si parla, quindi eh, continuiamo a, a colpevolizzare e a massacrare i, i cittadini romani, ma non risolviamo i, i nostri problemi. I i problemi della città. Eh, questo, questa è eh, la politica della, della Raggi eh, a Roma. Eh, a questo punto eh, noi vi salutiamo, io vi saluto, eh, grazie per eh, essere stati con noi e ci vediamo domani mattina.